Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 14.114 Centemero, contraria Commissione e Governo, contraria Sinistra Italiana, favorevoli Forza Italia, 5 Stelle, votazione aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 14.400 della Commissione. Onorevole Tancredi. Grazie Presidente, molto brevemente. L'emendamento recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio sulla copertura. Naturalmente voteremo favorevolmente. Volevo mettere in evidenza una cosa che secondo me non è corretta e che magari può essere invece corretta o rimediata o nei prossimi passaggi parlamentari oppure nei prossimi esercizi. L'emendamento prevede che l'aumento di organico dell'Authority e anche l'aumento dei suoi componenti venga finanziato a legislazione vigente sul fondo già di dotazione dell'autorità. Come è noto, questo fondo, al di là dei 500.000 euro annui per compensare l'indebitamento, gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, la legislazione vigente per quanto riguarda l'autorità garante della concorrenza e del mercato prevede un finanziamento, si tratta della legge citata del 90 al comma 7 ter, prevede un finanziamento che grava sulle aziende con fatturato superiore ai 50 milioni di euro quotate e una percentuale del loro fatturato dello 0,08%, cioè non è una cifra esattamente piccola. Cioè, cosa stiamo realizzando? Che secondo me non va. Che noi con il finanziamento importante di aziende che incide sul loro fatturato per pagare un servizio che è quello del controllo sulla concorrenza e sul mercato, sostanzialmente andiamo a svolgere un'altra funzione, che è una funzione altrettanto importante, istituzionale, quella del controllo sull'ineleggibilità e sul conflitto di interessi. Secondo me questo non è corretto dal punto di vista della correttezza del rapporto tra lo Stato e le aziende contribuenti che invece con quella cifra pagavano un'autorità predisposta a un servizio dedicato alle imprese. Grazie. La ringrazio. Non ci sono altri interventi. È favorevole il parere della Commissione e del Governo. Si rimettono all'Aula tutte le minoranze. Votazione aperta. Ci siamo? Brugnerotto? Sarti? Onorevole Sarti ha votato? No. Ok. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera ha